si sono allenati tutti, compreso anche Paolo Grossi, che poi ha evitato la partitina, però del resto, a parte Nicolas, tutti in campo. E i dubbi li porto fino alla fine, ma perché, ripeto, perché comunque questi ragazzi nell'allenamento danno sempre il massimo ed è giusto che fino alla fine, penso, poi può essere la situazione più logica e più importante per la squadra. E se vado a pensare alla formazione del Brescia, dove ci sono giocatori come Caraccio, Corbia, Benali, Zambelli, giocatori che hanno giocato sempre in Serie A, quindi bello è pensare che il fatto che possano avere dei problemi societari possa darci dei vantaggi, anzi. Bisogna affrontare la partita con il massimo dell'impegno, con determinazione, con cattiveria e soprattutto con intensità maggiore, perché sotto l'aspetto tecnico hanno qualcosa in più di noi. La mia rosa non preclude il fatto che si possa anche giocare con un 4-2-4, un 4-4-2, come voglio, che ha le caratteristiche più un 4-2-4, però ripeto, a prescindere il modulo e l'interpretazione in cui una squadra va in campo, perché comunque anche come stiamo giocando adesso, che è un 4-3-3 che magari in fase difensiva è un 4-5-1, vi assicuro che dall'inizio dell'anno che stanno facendo una fase difensiva invidiabile. Quindi chiaro che per caratteristiche Alberto è il classico centravanti d'area di rigore, quindi Gaetano è un po' più mobile, anche se devo dire che quando era arrivato magari qualcuno pensava che non potesse fare il centravanti da solo, invece devo dire che si è messo lì a lavorare quotidianamente e devo dire che sta facendo benissimo, ma la cosa che mi preme sottolineare è l'atteggiamento che lui ha avuto dal primo giorno. Dopo il resto è tutta una conseguenza.